Buonasera a tutti i naviganti della rete. Ci ritroviamo a questo nuovo appuntamento di Manu Sapiens su Incontro con l'autore. Come abbiamo già visto nelle puntate scorse, stiamo introducendo un po' per volta degli autori che hanno pubblicato su argomenti inerenti alla terapia manuale, l'esercizio terapeutico e la postura, e li stiamo provando a portare in una condizione di confronto con il largo pubblico. Questa sera abbiamo l'onore di avere come ospite Francesco Cerritelli, che mi aiuterà nella gestione di questa serata. Sono i miei due alfieri, sia Giuseppe che Matteo. Buonasera a E tutti. Buonasera. vi dicevo che abbiamo l'onore di poter avere Francesco Cerritelli, che penso che sia il maggior responsabile, maggior figura nell'ambito della ricerca, nell'ambito osteopatico italiano e europeo sicuramente. E abbiamo anche l'onore di avere con noi questa sera la dottoressa Gina Barlafante, che abbiamo Francesco che lo facciamo entrare, e Gina Barlafante, che abbiamo stasera con noi come presidente dell'AISO, che è un'associazione che racchiude diverse scuole in Italia di osteopatia, e parleremo anche con lei che cosa viene fatto in questo momento per la ricerca nel campo osteopatico. Quindi godiamoci la serata. Francesco, noi iniziamo di solito in maniera molto informale. Raccontaci il tuo percorso. Cosa hai fatto dalla vita per arrivare a dove sei? Cosa ti ha portato a fare quello che fai? Cosa e chi? Una persona importante proprio qua, casualmente, non lo sapevo, ed è Gina, che in realtà è stata la guida nel percorso di osteopatia nel periodo successivo all'osteopatia. Quindi in realtà nasco il mio percorso un po' eclettico, così come la mia mente un po' pazzoide. Visto che siamo sull'informale, allora faccio il. Dopo le superiori mi iscrivo a Scienze Motorie, finisco la triennale e poi inizio il percorso all'IOT di osteopatia. E contestualmente finisco il percorso universitario con il master in prevenzione e rieducazione, sempre all'Aquila. E durante il percorso di osteopatia, grazie a Gina e a Vincenzo, in realtà a Vincenzo Pozzolino, hanno dato, insomma, sono stati illuminanti all'interno di tutto questo percorso, dandomi la possibilità di coltivare di scoprire e di coltivare un'attitudine nei confronti dei numeri. E della curiosità della Gina ridere, che sa benissimo che cosa ha dovuto subire con me. Quindi tutto questo in realtà nasce da appunto dalla spinta dell'IOT e della curiosità comunque di comprendere quali fossero i meccanismi attraverso i quali l'osteopatia funziona e quali sono le applicazioni in ambito clinico dell'osteopatia stessa. In tutto questo percorso, un'altra figura chiave è stata un biostatistico con cui abbiamo collaborato, ed è Fabrizio Carucci, che mi ha è un biostatistico che insomma, ha lavorato ad Harvard e anche alla Monash University. Attualmente una figura di spicco all'interno del panorama europeo sull'ambito del diabete e del public health, che mi ha sostanzialmente aiutato a comprendere quali poi dovessero essere i passi successivi. Ed infatti il passo successivo è stato quello di fare un master in public health all'Imperial College a Londra, dove quindi ho abitato per circa un anno e mezzo. E lì il salto di qualità si è avvertito per il semplice fatto che sono stato esposto a persone di grandissima esperienza dal punto di vista sia accademico e sia di ricerca, che hanno comunque
mi hanno permesso di alzare il livello di conoscenza e guardare, osservare i propri limiti e integrarli all'interno di un ambito che già di suo aveva dei limiti intrinseci, perché all'epoca, parliamo del 2010, quindi di 10 anni fa, l'osteopatia insomma non aveva tantissime pubblicazioni. Considerate che nel 2010 in Italia c'erano, PubMed riportava tipo 4 pubblicazioni. Ho controllato ieri e le pubblicazioni in ambito italiano, le pubblicazioni con affiliazione Italia ad oggi, 10 anni dopo, sono su PubMed sono circa 83-84, ed è il paese con il più alto e più florido, la più florida attività di ricerca nel mondo, sostanzialmente. Quindi poi successivamente a questo la pazzia è andata sulle neuroscienze, e questo grazie anche all'esperienza che Vincenzo Cozzolino e Gina mi hanno consentito di fare nell'insegnamento della neurofisiologia in IOT, e questo mi ha consentito sostanzialmente di vincere il dottorato in neuroscienze all'Università di Chieti, e poi lì di prendere insomma la strada della risonanza magnetica funzionale, termografia, EEG, e quindi tutto quello che concerne l'attività diciamo di studio degli effetti neurobiologici. In tutto, e quindi arriviamo dal punto di vista accademico alla fine del percorso. In tutto questo l'attività di ricerca è iniziata in IOT, come poi vedremo fra le iniziali pubblicazioni in ambito neonatologico, e poi si è sviluppata successivamente all'interno della fondazione di cui faccio parte, che è una fondazione Onlus sulla ricerca in ambito osteopatico, in medicina complementare, in particolare in osteopatia. Quindi ad oggi arriviamo quindi che le varie attività, quindi il percorso sia sull'effetto nella popolazione, public health, sia l'effetto sul comprendere i meccanismi neurobiologici, mi ha portato ad avere esperienza sia in campo del public health, e quindi dell'applicazione del clinical effectiveness dell'osteopatia, ma anche dall'altro lato quali sono potenzialmente gli elementi che tendono a esaltare l'effetto osteopatico dal punto di vista neurobiologico, e questo recentemente con alcuni studi pubblicati in neuroscienze ed altri che insomma seguiranno, penso, nei prossimi 2-3 mesi. Domande, ragazzi, prima di fargli iniziare la presentazione? Dal pubblico non ce ne sono. Io sono impegnato con i vari social. Andiamo al sodo, vai. Allora, quindi l'ambito in generale, il focus della presentazione di oggi sarà sul percorso di osteopatia delle evidenze dal punto di vista neonatologico, dove nasce dall'esperienza clinica avuta in IOT, quindi il seme per me è stato quello, e si è evoluto poi all'interno di una serie di step che hanno portato ad oggi a riconoscere l'osteopatia sostanzialmente come un potenziale ruolo all'interno della neonatologia, con effetti tangibili. E tangibili intendiamo dal punto di vista dei numeri e della ricerca. Quindi abbiamo avuto la possibilità di lavorare sia con i pretermine, sia con i bambini a termine. Per quale motivo? Perché sostanzialmente il rapporto, e qua viene la novità a cui ho avuto la fortuna di partecipare sin dal 2006-2007 in IOT, del rapporto con l'ospedale. Quindi si è creato il connubio direttamente con un ente pubblico, e questo ente pubblico ha dato l'opportunità
di rendere possibile una serie di intuizioni cliniche, ma allo stesso tempo rendere fattibile lo sviluppo di un ambito di ricerca fino a quel momento molto carente. E distinto quindi in bambini a termine e bambini pretermine, i quali bambini pretermine ancora ad oggi, questo è un report ormai di una decina d'anni fa diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, però nuovi dati in realtà confermano questo, cioè il 10% di tutte le nascite sono pretermine. In particolare i pretermine si trovano nei paesi in via di sviluppo, come è ovvio che sia, ma dove si hanno gli effetti più importanti, quindi gli effetti della prematurità sono più importanti. Ma la cosa molto interessante in questo studio di Lone e colleghi pubblicato su Lancet 5-6 anni fa, dimostra come la prematurità in realtà ha delle conseguenze e produce delle comorbidità estremamente importanti all'interno delle società dei paesi sviluppati, anche con predizione di milioni di dollari in termini di salute pubblica, come vedete, fino al 2035 per le conseguenze della prematurità stessa. Quindi diciamo che è un ambito che ha un effetto economico estremamente importante nel tempo, ma allo stesso tempo crea opportunità. Per quale motivo? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ormai sono quasi 20 anni, che suggerisce che c'è bisogno di una collaborazione multidisciplinare. Il problema è che sia in questo primo studio di Brown e colleghi, pubblicato su Pediatrics ormai 17 anni fa, le collaborazioni multidisciplinari non hanno successo. Sembra un certo grado di miglioramento nel corso degli ultimi anni, ma in realtà una chiara organizzazione multidisciplinare e di successo multidisciplinare tende ad essere ancora lontana. Tuttavia, all'interno di questo quadro, quindi con la necessità da parte della neonatologia dell'apertura verso altre discipline, si è inserito quindi in maniera molto intelligente da parte dell'IOT ormai abbondanti 15 anni fa la possibilità di seminare qualcosa dal punto di vista osteopatico. E questo ha in sostanza in una prima fase di lavori in 5 anni, circa 4 anni, in realtà ha dato vita ad una serie di pubblicazioni con un andamento estremamente chiaro. Il primo studio che vorrei condividere con voi è proprio il primo studio che pubblicammo ormai nel 2011, quasi 10 anni fa, dove si è andati a vedere su una coorte di circa 300, poco più di 300 bambini, l'effetto del trattamento sulla durata di degenza. E la cosa interessante è che questo studio esplorativo dimostrava come i bambini, e lo vedete nell'ultima riga, come i bambini neonati sottoposti a trattamento, quindi OMT, yes, avessero una probabilità di essere dimessi prima del 78%. Quello che vedete lì è l'odds ratio, cioè la probabilità di essere dimessi prima. 0,22 significa che è 1 fratto l'odds ratio, per darci la dimensione della percentuale. Quindi il 78% e cominciava ad essere un dato. Cioè significava sostanzialmente che più della metà dei bambini, quindi non era casuale, che i bambini venivano dimessi prima. In aggiunta a questo dato, cioè i giorni di degenza, l'altro dato interessante che è uscito è che coloro che erano sottoposti al trattamento osteopatico avevano il 55% di probabilità ridotta di avere effetti gastrointestinali anomali. Quindi la prima sintesi è che il trattamento osteopatico, studio esplorativo, è possibile che abbia un effetto sulla durata di degenza e sugli effetti gastrointestinali. Benissimo. Alla luce di questo, costruimmo poi il primo RCT, quindi un randomizzato controllato, sugli effetti del trattamento osteopatico prevalentemente sulla durata di degenza. Perché la durata di degenza? Perché è l'elemento essenziale anche per poi il calcolo economico intorno alla neonatologia. Quindi anche perché la durata di degenza è funzione di quelli che vengono chiamati DRG, cioè
le diagnosi sia di ingresso sia di uscita, i quali gli IRG corrispondono a un determinato rimborso economico che l'azienda riceve dallo Stato, o meglio dal Ministero della Salute. Quindi significa che hanno la durata di degenza, ha un valore anche sul public health all'interno dello studio. Quindi strutturiamo questo RCT, 110 bambini, 110 prematuri coinvolti, e abbiamo, insomma, in questo primo studio andiamo a quantificare, invece che in dati percentuali, andiamo a quantificare qual è l'effetto del trattamento sulla durata di degenza. E abbiamo in questo inizialmente dimostrato come l'efficacia clinica del trattamento consente a coloro i quali sono stati sottoposti e quindi sono rientrati all'interno del gruppo di trattamento di essere dimessi quasi 6 giorni prima. E con una stima dei costi, lo vedete nell'ultima riga, di un risparmio e quindi di un vantaggio per l'azienda di circa poco più di 2.500 euro per bambino per durata di degenza, al netto di un costo del trattamento osteopatico di circa 30 euro, che era all'epoca riferito alle linee guida della Regione Toscana, che era l'unica che rimborsava questa cifra sotto prescrizione. Quindi, una volta che abbiamo identificato questo primo dato, abbiamo detto, però andiamo a vedere se ci sono degli altri elementi che possiamo considerare. Pertanto, l'altro elemento che abbiamo considerato era, ma se li trattiamo prima, è vero che riescono ad essere dimessi prima? Ecco qui che esce il terzo studio sull'effetto della tempistica di trattamento sulla durata di degenza. Questo l'abbiamo fatto in un altro ospedale, non di Pescara ma di Macerata, siamo stati in grado di dosare il tempo di inizio del trattamento. Ed infatti abbiamo dimostrato come l'early OMT, cioè EOMT, la prima riga, ha un effetto rispetto al mid-early, cioè early significa 0-3 giorni, mid-early significa 4-7 giorni, 8-10 giorni, invece i late OMT, cioè quelli che sono stati trattati, casualmente sono stati trattati dopo la settimana. Quindi l'altro elemento che abbiamo preso in considerazione è prima si trattano, prima in realtà l'effetto è più alto è l'effetto del trattamento. Inoltre abbiamo stimato una serie di altri parametri dal punto di vista dei costi, così come la stima del costo per trattamento, che teoricamente per generare un beneficio e quindi quello che viene chiamato un break-even economico, il trattamento in realtà dovrebbe costare circa 100 euro. E non avrebbe impatto sull'effetto economico della singola durata di degenza sul rimborso statale. Quindi eravamo arrivati a questo punto, cioè avevamo dimostrato che c'era un effetto del trattamento in termini quantitativi numerici di quasi 6 giorni. Un effetto, prima si trattavano, meglio era sull'effetto del trattamento. Allora, questo, siccome l'abbiamo fatto tutto su singoli ospedali, quindi single center, il passo successivo è stato quello di strutturare un multicentrico su 3 ospedali, dove l'endpoint primario era quello sulla sempre durata di degenza e sui costi sanitari. La cosa interessante, quindi, questo è un largo, è stato un ampio RCT, come vedete 720 bambini inclusi, 360 trattati e 360 nel gruppo di controllo. Alla fine quello che abbiamo visto è che utilizzando analisi abbastanza complesse, vedete che l'effetto del trattamento rimane attivo, quindi è statisticamente significativo, fino a quando le due curve non si incrociano a circa 36 settimane. Quindi l'effetto è inversamente proporzionale all'età, quindi più sono piccoli più l'effetto è grande. Circa anche fino a 10 giorni nella distinzione della durata di degenza a 29 settimane. A questo abbiamo aggiunto poi un'analisi dei costi, che ovviamente in un largo campione
ha ridotto quello che era il costo, il vantaggio, diciamo così, del trattamento, ma si è moltiplicato quindi fino a circa 1.250 euro di riduzione, e questa riduzione in realtà si è moltiplicata per il numero dei bambini trattati. Abbiamo in realtà suggerito che il trattamento tende a far salvare al sistema sanitario in per durata di degenza per bambino in questa larga coorte di trattamento circa 500.000 di euro, che sostanzialmente è un money box, cioè un salvadanaio che i vari ospedali comunque continuano a ricevere, ma possono utilizzare in un altro modo. Questo effetto è ancora più importante in funzione dell'analisi sottogruppo per età, dove ovviamente più sono piccoli e più il vantaggio economico esiste. Tutte e tre, come vedete, statisticamente significativi. E questo è il take home message di questa sintesi iniziale. Quindi dal punto di vista clinico abbiamo sostanzialmente dimostrato che c'è un costo-beneficio, e prima l'intervento meglio è, più l'effetto clinico. In linea con questo percorso, diciamo così, clinico, o di clinical effectiveness, si è sviluppato anche i modelli, cioè qual è una potenziale modalità di trattamento o di valutazione di trattamento da inserire direttamente all'interno dell'ospedale. E quindi qui, ormai 6 anni fa, pubblicammo questo articolo sulla sintesi di quello che era il modello in neonatologia e osteopatia, quindi il NEO model. Ora, il percorso poi è continuato, e il gruppo di cui faccio anche parte ha messo su una meta-analisi per sintetizzare quali sono gli effetti del trattamento all'interno dei vari studi pubblicati sino allora. Questa è una pubblicazione del 2017, dove sono stati inclusi 5 studi e 5 studi in neonatologia e osteopatia, e sono entrati anche in un'analisi quantitativa, quindi una meta-analisi, e si è visto che la meta-analisi ha dimostrato come l'effetto del trattamento sui giorni di degenza in maniera statisticamente significativa è di media, quindi questo è il diamante con l'intervallo di confidenza che non attraversa lo zero, quindi è significativo, di circa 3 giorni. Se andiamo a fare quella che viene chiamata una analisi sensibile, quindi una sensitivity analysis sul campione, in realtà questo cambia di poco, perché viene eliminato Aiden del 2015, come vedete, a tutt'altra scala dall'altra parte. La cosa interessante è Lanaro e colleghi dimostrano come, se si fa un'analisi a sottogruppo in funzione dell'età, quindi il riquadro A è 29-31, il riquadro B è 32-34, il riquadro C è 35-37, quindi in funzione dello stadio di prematurità, più è basso lo stadio della prematurità, più alto l'effetto. Quindi si va da 8 giorni di una riduzione di media di 8 giorni fino a 2 giorni e poco più. Quindi l'effetto sostanzialmente è che ha una riduzione della durata di degenza, facendo quindi il pooling dei vari dati, e continua ad essere di costo-beneficio, e introduce quindi a una certezza, visto che anche la meta-analisi è stata fatta, del trattamento osteopatico all'interno dell'ambito di neonatologia. Cosa significa questo? Cioè che ci cominciano a stare delle prospettive di collaborazione interprofessionale, quindi interprofessional collaboration, legate sostanzialmente alla promozione, quindi torniamo a bomba all'inizio, di una cultura multidisciplinare all'interno dell'ambito di neonatologia. Per quale motivo? Perché sostanzialmente, come in questo articolo di Lancet del 2014 dimostra, le frontiere all'interno della neonatologia sono estremamente importanti, e gli investimenti strategici devono essere una parte importante all'interno di questo meccanismo. Siccome abbiamo dimostrato sostanzialmente che potenzialmente un investimento strategico, farlo all'interno, inserire l'osteopatia all'interno dell'ambito neonatologico, quello che possiamo andare a stimare è l'impatto economico, preso da altri articoli di rilevanza internazionale, come ancora dell'Lancet pubblicato l'anno prima, 2013, dove per ogni euro investito all'interno della,
dell'ambito, diciamo, neonatologico pediatrico, c'è un ritorno a distanza di 10-15 anni di 9 volte l'investimento. Quindi per ogni euro investito, tendenzialmente c'è un ritorno di investimento di 9 volte, quindi 9 euro. A questo punto cosa significa? Che la collaborazione multidisciplinare diventa un elemento essenziale, diventa un elemento che produce competenze trasversali, sia scientifiche sia cliniche, e soprattutto è estremamente importante per la progressione all'interno dell'effetto della salute e della cura all'interno dell'ambito neonatologico. Questo ha portato le basi sostanzialmente per poi sviluppare un altro progetto che si chiama RACE all'interno della fondazione di cui faccio parte, che è Research and Assistance for Infants to Support Experience and Education. Questo progetto sostanzialmente poi ha portato in questo momento a tre filoni importanti. Il primo, per andare ad osservare quali sono gli elementi degli effetti neurobiologici del trattamento. Il secondo è comprendere come il neomodel in realtà può essere implementato nel tempo. E il terzo è comprendere come l'effetto del trattamento all'interno della neonatologia in realtà possa essere distinto in un tocco specifico ed un tocco aspecifico. Quindi il successivo lavoro che vi presento all'interno di questo journey dall'esperienza clinica all'evidenza è quello che è stato pubblicato all'inizio di quest'anno sugli effetti del trattamento sulla due parametri fisiologici, che sono quello della frequenza cardiaca e della saturazione. Il lavoro ha presentato un risultato interessante, dove si vede che il trattamento osteopatico tende a ridurre in maniera significativa la frequenza cardiaca anche nel periodo successivo al trattamento, nei cinque minuti successivi al trattamento. Quindi questo è stato fatto uno studio in continuo, in diretta, quindi sugli effetti immediati, quindi uno studio di efficacy, dove c'erano i primi 5 minuti di baseline, altri 10 minuti di trattamento e poi 5 minuti di post-trattamento. Quindi quello che vedete come T0, T1, T2 corrispondono alle tre fasi, baseline, trattamento, quindi tocco, diciamo così, e poi post-tocco. Gli effetti che si vedono quindi sono il trattamento osteopatico riduce in maniera significativa il battito cardiaco, così come aumenta l'SpO2, quindi la saturazione dell'ossigeno. Inoltre abbiamo fatto una stima, questa è stata un'analisi un po' complessa per coloro che volessero replicare gli studi, di quale in realtà devono essere le stime del sample size in base alla potenza, quindi al delta dell'effetto che si stima per la frequenza cardiaca e per la saturazione, e in funzione della potenza dello studio. Quindi in questo studio in realtà diamo anche un suggerimento e dei consigli a chi dovesse calcolare la potenza e quindi il sample size, in maniera tale da essere sicuri che si abbia una significatività statistica sufficiente del campione. Ora, quindi siamo entrati all'interno dell'ambito dell'effetto nel neurobiologico. Studi successivi che sono in fase di revisione daranno indicazioni sull'effetto sulla heart rate variability, quindi sull'HRV, e pertanto sull'effetto dell'autonomo. Teoricamente dovrebbero uscire fra una mesata e mezza, 2 mesi massimo. L'altro grande filone preso come evoluzione è quello che è stato appena pubblicato su Frontiers in Pediatrics, che è l'evoluzione, diciamo così, del neomodel, ma è un elemento che tende a prendere in considerazione quella che viene chiamata uno score, quindi uno score manuale sulla valutazione neonatale. Questo è nato sostanzialmente da un confronto estremamente proficuo con Gianluca Lista, che è il primario del Buzzi,
che in realtà ha chiesto al gruppo di riuscire a quantificare quelli che sono gli elementi della valutazione, quindi in particolare della valutazione manuale. Quindi il NAME model sostanzialmente è costituito da due grandi grassi, la compliance e l'omogeneità. L'articolo che ancora, insomma, dovrebbe uscire nel full text fra qualche giorno, perché come avete visto è stato accettato in maniera provvisoria, e consente poi di ipotizzare una scala sia categorica che numerica che corrisponde sostanzialmente a quella che è la tipologia di interfaccia con la quale i neonatologi normalmente si confrontano, che è quella del good marginal embed. Quindi da questa valutazione, diciamo così, manuale basata sulla compliance e l'omogeneità, che si basano sostanzialmente sul cambiamento di volume e sulla reattività del tessuto sotto la mano, si crea la possibilità di generare questo indice. L'articolo appena presentato dà delle indicazioni struttura irrazionale. Sono in revisione altri due articoli sulla validità e l'interrate reliability del NAME, e quindi spero che nei prossimi mesi in estate, se non è l'estate, inizio autunno, dovrebbero uscire anche la validità e l'interrate reliability. Quindi questo è per l'evoluzione dal punto di vista clinico dell'attività di manuale. L'altro elemento è quello invece legato prevalentemente al tocco. Ora, in questa collaborazione che abbiamo fatto con alcuni eminenti esponenti del tocco affettivo a livello internazionale, in particolare il Francis McGlone, che è professore all'Università di Liverpool e gestisce uno dei più grandi laboratori sul tocco affettivo, abbiamo fatto questo primo lavoro di revisione della letteratura, pubblicato anche su un giornale abbastanza discreto, quasi 10, l'Impact Factor, su Neuroscience and Biobehavioral Review, che mette sostanzialmente le ipotesi su quelle che sono le due tipologie di tocco all'interno dell'ambito perinatale e come questo tocco in realtà, che si basa, quindi il tocco affettivo si basa prevalentemente sulle fibre C affettive, tende ad avere una via completamente differente rispetto al tocco discriminatorio, che va invece sulle fibre somatosensoriali. All'interno di questo viene ipotizzato nell'articolo come l'insula posteriore possa essere anche la sede di quella che viene chiamata l'omunculus affettivo. Questo cosa significa? Sostanzialmente, quando mettiamo le mani all'interno, insomma, tocchiamo un paziente in qualsiasi modo e maniera, in realtà c'è questa parte non specifica e la parte ovviamente specifica legata alla specificità tipica del trattamento, sia nell'ambito della semeiotica e sia nell'ambito del trattamento osteopatico. Ma comunque esiste questa componente di tocco, diciamo così, comune anche ad altre medicine manuali, che teoricamente potrebbe essere legata a quella che è il tocco affettivo, così come viene in questo momento la letteratura e l'ambito scientifico è molto affine a questa visione. Per questo motivo lo studio successivo che abbiamo fatto è stato quello di confrontare come il tocco dinamico quindi il tocco aspecifico, che sostanzialmente è un tocco che è una sorta di carezza che si fanno sui bambini, quindi hanno una velocità ben definita fra i 3 e i 10 cm al secondo, sulla pelle non glabra, quindi con i peli, prevalentemente nella porzione posteriore del corpo, e abbiamo visto come il tocco dinamico rispetto al tocco statico, quali sono, certo, gli effetti. Sì. Cioè, scusami un attimo, non ti si inquadra la telecamera, puoi tirarlo più su perché sei esatto, perfetto, vai, scusami se ti ho interrotto, ma sembravi tagliato, vai. Ok, quindi quello che abbiamo sostanzialmente provato a dimostrare è come l'effetto del tocco dinamico avesse un effetto differente rispetto al tocco statico. Questo è il protocollo, quindi baseline è sempre 5 minuti, altri 5 minuti di tocco statico, di tocco o dinamico statico, e poi il post-tocco senza nessun contatto. Quello che abbiamo visto è che il tocco dinamico ha un effetto, e qui lo vedete rappresentato in rosso, il tocco dinamico ha un effetto
immediato sulla, sia sulla frequenza cardiaca e sia sulla saturazione rispetto al tocco statico. Quindi diminuisce in maniera statisticamente significativa sia nel, rispetto alla baseline, sia nella, nella, durante il tocco e sia nel post-tocco il, la frequenza cardiaca e aumenta la, la saturazione. Questo, questo studio quindi apre le porte di, della, del, dell'utilizzo della, di una specificità di tocco all'interno dell'ambito della, diciamo della neonatologia e si inserisce sempre in quel framework interdisciplinare di cui abbiamo parlato prima. Quindi l'evoluzione in questo momento arriva a, a questo punto e il, i passi successivi sostanzialmente sono legati all'utilizzo di strumentazioni più complesse per lo studio più approfondito delle dinamiche cerebrali e non solo all'interno della, della, dell'ambito neonatologico. Sono in corso questi studi basati principalmente su un recente articolo pubblicato su, pubblicato da me e dal gruppo di cui faccio parte all'università, anche l'Università di Chieti, su Scientific Reports, degli effetti del trattamento su, in questo caso, soggetti sani, su, scusate, soggetti con lombalgia cronica adulti, ma che apre le porte per la, poi la riproposizione nella, in altri ambiti, incluso quello neonatale. Il paradigma è stato molto semplice, qui abbiamo voluto vedere come l'effetto del trattamento andasse a, a, a migliorare o ad avere un cambiamento su una specifica area della, del, della, del cervello, che è chiamata insula, che è uno degli elementi degli hub principali dell'interocezione, cioè della percezione di se stessi. Come si fa a monitorare questo? Lo si fa attraverso, chiedendo al, al soggetto che sta dentro lo scan, di fare un cover, quello che viene chiamato un cover attention test, cioè di fare un compito endogeno di attenzione endogena, sul, e contare il battito cardiaco. Quindi si, si chiede al soggetto di contare il proprio battito cardiaco per far sì che si attivi il, una la, l'insula in maniera estremamente selettiva. Questi sono ormai paradigmi di fMRI che vengono strautilizzati all'interno della dell'attività di neuroscienze. Il compito di controllo invece era quello di sentire un beep che gli arrivava in cuffia e che selettivamente attiva il, la corteccia acustica. Quindi si hanno due ben distinte aree di attività. Quello che poi siamo andati a fare è a confrontare dopo un mese di trattamento, quindi quattro trattamenti a distanza di una settimana randomizzati in questo gruppo di circa 40, soggetti, gli effetti del trattamento su specifiche aree. Quello che abbiamo visto è che c'è una specificità dell'effetto del trattamento con una riduzione dell'attività dell'insula sia di destra sia di sinistra. Considerate che in soggetti, questo è dimostrato in letteratura, i soggetti con attività cronica, con lombalgia cronica, tutte le attività interocettive tendono ad, ad avere un firing molto più alto, quindi in questo caso con una baseline molto alta legata all'attività di dolore cronico, il trattamento osteopatico tende ad avere un effetto di riduzione sulla, sulla, sia sull'insula di destra sia sull'insula di sinistra, così come su alcune aree della limbiche, in particolare la, la corteccia del cingolo di destra e il, la, il giro frontale mediale, estremamente importante per le funzioni di shifting attentivo. Quindi i soggetti tendono ad avere una, come dire, una migliore efficacia della, della funzione della funzione cerebrale ed infatti questa migliore efficacia della funzione cerebrale nel decodificare il proprio battito cardiaco si misura anche con una misura d'efficacia, ovvero su una misura attraverso la quale il gruppo MT dopo un mese di trattamento fa meno errori rispetto alla al reale conteggio, al reale numero di battiti che ha contato. Quindi quando stavano allungati contavano un battito, il loro battito cardiaco lo riportavano sul monitor,
ma in realtà, siccome erano anche collegati con un pletismografo, in realtà noi sapevamo quali fossero i battiti reali. La differenza che c'è fra quello riportato dal soggetto e i battiti reali ti dà la misura dell'errore, e quindi dopo un mese tendono ad avere anche a fare meno errori, quindi significa che sono più precisi nel battito, mentre questo non succede nello sham. E considerate che non è possibile che ci sia un effetto learning, per il semplice fatto che questo task durava circa un minuto, quindi un minuto un giorno, un minuto dopo un mese in realtà non produce un effetto learning. Quindi il take home message è che il trattamento osteopatico induce una risposta molto specifica, bold response sul network della Salience a distanza di un mese, e questo produce un migliore effetto all'interno del network cerebrale. Ci sono altri studi su questa via che insomma sono in via di revisione, spero che entro quest'anno ne escano altri, in particolare sull'effetto del dolore su alcuni parametri cerebrali. Due minuti su un altro studio che abbiamo fatto sull'effetto attentivo dell'operatore. Quindi l'operatore il soggetto, in questo caso oggetti sani, senza patologie particolari dichiarate, il soggetto si allunga dentro lo scan, l'operatore fa un compito attentivo toccando i malleoli o di attenzione verso le mani, quindi come se volesse percepire, diciamo così, i movimenti fasciali, oppure un compito attentivo contando, e quindi distraendosi e contando dei suoni che aveva in cuffia. Questo produce una cosa interessante, è che a distanza di circa 10 minuti di questo differente compito attentivo, quelli che ricevono un compito con l'attenzione sulla mano, quindi un compito attentivo di tipo attenzione diretta sulla mano, tendono a far attivare nel soggetto che sta ricevendo il tocco le aree insulari di destra e di sinistra e anche il giro frontale inferiore. Quindi significa che il soggetto, prima che percepisca un cambiamento reale di quello che sta succedendo, in realtà il suo sistema interno, in particolare interocettivo, tende già a registrarlo. Questo ha anche effetti sulla DMN, quindi sulla Default Mode Network, e quindi tende a generare un effetto molto interessante anche su specifiche aree che sono costantemente attive durante l'attività quotidiana. In sintesi, questa è, come vedete, nel run 5, ogni run è di circa 5 minuti, dove nel run 1 è una baseline e quindi non c'è tocco, e dal run 2 al run 5 in realtà c'è il tocco dell'operatore, e qui dimostra insomma l'andamento nelle varie aree cerebrali che abbiamo sintetizzato prima. Quindi, di base, quello che possiamo sintetizzare come take home message di quest'ultima ricerca è che i correlati del tocco sono stati dimostrati essere in correlazione con una performance cognitiva di tipo particolare dell'operatore che somministra il tocco, ma che ha un effetto diretto sul soggetto che viene toccato. Quindi tutto questo è a corollario, quindi perché supporta sostanzialmente studi successivi, in particolare sia sullo stato dell'operatore e sia ovviamente sull'effetto del trattamento direttamente sul soggetto. Quindi io vi ringrazio molto molto contento di questa successiva parte di discussione, e spero che ci siano domande. Complimenti Francesco per il lavoro di ricerca davvero encomiabile che state portando avanti. Trovo che sia anche davvero di grande attualità rispetto alle conoscenze che le neuroscienze hanno partorito negli ultimi 15 anni, e questo davvero è un elemento a mio avviso cruciale in questa fase storica in cui l'osteopatia anche in Italia sta giungendo a un riconoscimento e punta quindi a
a trovare anche la credibilità rispetto alle altre figure che si occupano di salute in ambito sanitario. Volevo chiederti una cosa. Il fenomeno del placebo esiste, è stato dimostrato nei neonati? E se sì, come ne avete tenuto, l'avete tenuto in considerazione nei vostri studi? Bravo, grazie Matteo. Allora, un altro studio che non ho presentato, che è stato fatto sempre in IOT, pubblicato, se non ricordo male, qua Gino mi può aiutare, forse 2015. In quel caso abbiamo studiato l'effetto del placebo direttamente sui prematuri. Quindi confrontando un gruppo di non toccati, diciamo bambini randomizzati all'interno di un gruppo che non venivano toccati, quindi continuavano le loro cure normali, e invece un altro gruppo in realtà che è stato solo toccato, quindi diciamo una mezza specie tra static touch e dynamic touch, una mezza specie di quella. All'epoca non avevamo ancora chiaro, cioè, tutte le evoluzioni che poi ci sono state negli ultimi 3-4 anni sostanzialmente. Dal punto di vista dell'efficacia clinica, Non c'era distinzione, non c'era un effetto statisticamente significativo fra i due gruppi. Tuttavia, la cosa interessante, anche alla luce delle ultime pubblicazioni che sono state fatte, si è visto che il gruppo toccato in realtà aveva una tendenza nell'effetto migliore rispetto a quelli non toccati. Quindi significa che potenzialmente lo studio che abbiamo fatto era sottodimensionato in termini di campioni per vedere la differenza statisticamente significativa, ma comunque è stato importante per la base degli studi successivi, perché gli studi successivi, quelli che abbiamo visto alla fine sull'effetto del trattamento rispetto ad un gruppo, che in questo caso è un gruppo placebo, perché comunque veniva toccato, un gruppo sham, se vogliamo chiamarlo così. Certo. E quindi in quel caso si vede la differenza. La cosa interessante, e questo è tutto un altro filone che abbiamo dentro la fondazione sullo studio del placebo, è che gli effetti, sostanzialmente il placebo è un elemento che in questo momento non viene più chiamato come un trattamento inerte, come si poteva pensare fino a 3-4 anni fa, perché in realtà ha un effetto aspecifico o non specifico. Cioè che prende in considerazione una serie di elementi neurobiologici che possono essere comunque, diciamo così, condivisi dall'aspetto specifico, ma in realtà sono una sorta di attenuazione. Quindi l'abbiamo preso in considerazione nei nostri studi, l'abbiamo sempre più preso in considerazione nel tempo, riconoscendo il fatto che gli studi in questo momento in particolare quelli quantitativi, randomizzati, controllati, sostanzialmente per avere una reale appropriatezza metodologica dovrebbero essere fatti a tre bracci, quindi con il gruppo di trattamento, un gruppo placebo e un gruppo invece che continua senza nessunissima interferenza all'interno del periodo di studio. Prima di fare delle altre domande, di passare delle domande che sono presenti in rete, so che Gina ha purtroppo limitato tempo. Ora, quindi, volevo chiamare in causa, affrontiamo questo discorso di aspettativa interna, e quindi ti chiederei se ci dai un pochettino di illustrazione di che cos'è l'AISO. Ti conosciamo come direttrice di una scuola, di una delle scuole più blasonate in Italia. Ma se ci dai, visto che sei presidente dell'AISO, che cos'è l'AISO e cosa sta facendo le scuole in Italia per la ricerca o per impostare? Penso da quando ha finito Francesco a quelli che sono i nuovi, qualcosa è cambiato nella didattica. Sì, grazie Saverio della domanda. Sì, io sono fondatrice e direttore dell'AIOT, cioè una delle scuole che fra pochi anni compirà 30 anni di attività, quindi una delle scuole più antiche in Italia. Ho portato questa esperienza anche nell'ambito dell'AISO, cioè sono anche presidente dell'Associazione Italiana delle Scuole di Osteopatia, che è un'associazione che racchiude circa 20 scuole presenti in Italia, che sono presenti un po' su tutto il territorio, a partire dalla Lombardia fino in Sicilia, quindi abbiamo rappresentato anche un po' geograficamente tutto il territorio italiano. E sono contenta che Francesco ha
diciamo, ricordato un po' tutto il suo percorso fatto in IoT. Mi ricordo quando lui era studente ed aveva questa propensione per i numeri e per la ricerca, e infatti il suo percorso diciamo, aveva il suo lo stato embrionale già quando faceva il primo anno di osteopatia, mi ricordo. La ricerca, proprio anche in parte grazie a lui, dobbiamo riconoscere, è stata molto stimolata negli ultimi anni, e avevamo anche notato, diciamo anche circa 10 anni fa, che la ricerca in Italia era molto sentita e aveva anche la possibilità di svilupparsi tantissimo. Nonostante i pochi mezzi a disposizione, nonostante la difficoltà sia come strutture private di poter affrontare un percorso di ricerca. Nonostante questo abbiamo visto che sono stati pubblicati tantissimi lavori in Italia da autori italiani con anche un certo importanza, anche su riviste di un certo rilievo. Quindi questo testimonia il fatto che, diciamo, la società italiana, la mente, se così vogliamo dire, la cultura italiana alla fine porta molti risultati. L'AISO in questo senso è sensibile, molto sensibile al discorso ricerca, tant'è che all'interno dell'AISO è stata costituita una commissione ricerca che è presieduta da Andrea Bernia, che so doveva essere presente stasera ma per motivi familiari non è qui con noi. Lui gestisce nella sua scuola anche un gruppo di ricerca, ma in AISO, diciamo, sta portando avanti un discorso di, diciamo, di collaborazione tra le varie scuole, perché nel gruppo, nella commissione ricerca AISO, sono presenti tutti i direttori di dipartimento di ricerca delle varie scuole di osteopatia. Le varie scuole che infatti adesso sono molto attente non solo all'insegnamento della metodologia di ricerca, quindi durante il percorso formativo, sono anche molto attente a far sì che le tesi che vengono fatte dagli studenti abbiano certi requisiti. Questo ha implementato anche in questo senso non solo l'attenzione, ma anche la possibilità poi di produrre dei lavori interessanti nelle varie scuole. Attualmente in AISO si sta portando avanti un progetto che è quasi stato completato, quindi si sta scrivendo anche in questo senso un articolo che riguarda un po' tutto lo stato dello studente, quindi è una survey che riguarda tutti gli studenti di osteopatia delle varie scuole, sia di AISO ma anche di scuole all'esterno rispetto all'AISO, e quindi saranno pubblicati i risultati, saranno a breve. Poi ci sono anche altri progetti che saranno messi in campo, proprio perché ogni scuola ritiene fondamentale non solo l'insegnamento ma anche poi l'applicazione anche in ambito clinico della ricerca. Quindi in questo senso molto è cambiato rispetto a, diciamo, a 15 anni fa, perché si tende in ogni scuola non solo ad avere all'interno del dipartimento di ricerca delle figure importanti, si tende a collaborare anche con enti, con università, con altri istituti, con gli ospedali, si tende poi a mettere in campo, diciamo, protocolli in maniera da poter poi dialogare con le figure all'esterno dell'osteopatia, in maniera che sia evidente quello che è non solo l'efficacia clinica ma anche la metodologia che si utilizza in ambito osteopatico. Quindi in questo senso diciamo che abbiamo fatto tantissimi passi avanti rispetto a 10-15 anni fa, sia in termini di risultati di pubblicazioni, quindi di lavori pubblicati, sia in termini di formazione. Gli osteopati escono attualmente dalle scuole, hanno comunque una base di formazione sulla metodologia di ricerca, sanno comunque leggere un articolo, e per noi è fondamentale che questo avvenga, anche perché riteniamo che un professionista che si reputi tale si debba essere in grado di aggiornarsi attraverso le pubblicazioni, attraverso la lettura degli articoli scientifici e attraverso la capacità di comprendere e anche di fare, diciamo, una lettura critica degli articoli stessi. Quindi
questo per nelle scuole è diventato anche molto molto importante. Non so se avevi altre domande, altri commenti. Grazie Gina, quindi sicuramente sei una storia storica, sicuramente hai visto l'evoluzione di quella che è 30 anni fa l'inizio dell'osteopatia e l'osteopatia attuale, sicuramente è cambiato moltissimo, immagino. Sì, guarda, io mi ricordo che i lavori di tesi dei primi studenti che sono usciti, tra l'altro sono stata studente di osteopatia negli anni 90, ho finito nel 91-92, all'epoca le tesi che si facevano erano veramente, neanche possiamo definirle tesi, erano un po', se possiamo dirlo, un copia e incolla di alcune cose, di alcuni scritti sui vari testi. Già da fine anni 90 in poi, pian piano, si è arrivati a considerare importante anche il lavoro di tesi, quindi si è cominciato a utilizzare il lavoro di tesi per porre poi le basi, quindi come forma di revisione, per porre le basi per studi clinici, quindi c'è stata un'evoluzione di questo tipo, passati da tesi, diciamo così, un po' arronzate, un po' arrangiate, a tesi compilative un po' più qualitativamente migliori, e poi a tesi che hanno portato alla nascita di quelle che sono poi state le basi per gli studi clinici e anche gli RCT. Grazie Gina, so che hai un impegno alle 21.30 e ti ho fatto la promessa che ti avrei liberata prima delle 21.30, quindi non posso fare altro che ringraziarti. Grazie a voi dell'invito. La testimonianza. E grazie a voi. Vuoi staccare, quando devi staccarti ti stacchi, io ti saluto adesso e ci sentiamo prossimamente. Ok, grazie mille. Grazie Gina, buona serata. Grazie, ciao, anche a voi. Grazie dell'invito. E cos'è come? È una fondazione di ricerca internazionale che si occupa principalmente delle attività in ambito di medicina clinica complementare, nello specifico di osteopatia. La vision della fondazione, che ha base in Italia, ma ha 10 sedi nel mondo, quindi abbiamo 10 centri nazionali, in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Canada, Emirati Arabi e Arabia Saudita, quindi costituiscono il Golfo, Svizzera. La vision è quella di condividere, crediamo fortemente che la crescita individuale sia un elemento essenziale per la condivisione delle competenze e della professionalità, per creare un ulteriore pensiero indipendente e critico, quindi discussione proficue, per aprire nuove porte e nuove speranze in un contesto di genuina solidarietà. Quindi in aggiunta al fatto che è una fondazione che fa ricerca e che comunque collabora ad ampio spettro con enti pubblici e privati, università italiane ed internazionali, ha anche delle differenti attività per le quali applica la ricerca all'interno dei contesti clinici e anche all'interno dei contesti umanitari. Quindi la base qual è? È che vogliamo utilizzare l'avanzamento della conoscenza per migliorare le attività cliniche. Banalmente, uno dei progetti che avete visto è quello di RACE, quindi dei neonati, dove in questo momento abbiamo collaborazioni attive con 17 ospedali italiani e 10 nel mondo, e facciamo attività di ricerca all'interno dell'ospedale, miglioriamo, come avete potuto spero intuire, le attività all'interno dell'ospedale in un ambiente multidisciplinare, e poi continuiamo a seguire anche nel post di missione il bambino direttamente sul territorio, ovviamente bambini che ne hanno necessità, quindi con gravi effetti derivanti dalla prematurità oppure dalla disabilità. E quindi all'interno del contesto invece territoriale creiamo e quindi dirigiamo dei team multidisciplinari che in funzione delle esigenze tendono a dare assistenza anche gratuita
di sostegno anche a quelle famiglie che in realtà purtroppo non potrebbero averli. Tutto questo come si traduce? Cioè, utilizziamo la ricerca per far sì che poi possiamo anche lasciare alle famiglie qualcosa a loro. Vedi per esempio Saverio e tutti gli studi sul tocco, e quindi come possiamo insegnare il tocco alle famiglie e come possiamo informare le famiglie degli effetti del tocco, in maniera tale che si strutturi quella che viene chiamata evidence-informed practice, cioè una pratica basata sull'informazione, ma derivante da studi ben precisi. Quindi tutto questo poi non si può traslare all'interno di ambiti umanitari, come abbiamo un progetto che si chiama Talk to Africa, nello specifico Seimens, in Tanzania, dove applichiamo all'interno di questo contesto di neuroriabilitazione tutte le ricerche che portiamo avanti. Quindi anche lì trasferiamo conoscenza e ci preoccupiamo di informare e soprattutto di avere una, diciamo così, di lasciare qualcosa sul territorio. Inoltre tutto questo è all'interno di un ambito multidisciplinare, perché comunque crediamo fortemente che l'osteopatia da sola non è la panacea di tutti i mali, io lo vado dicendo, ne sono straconvinto da decenni, ma la collaborazione in team è certamente l'elemento essenziale, dove l'osteopatia può portare qualcosa di innovativo e di critico, di positivamente critico all'interno di discussioni cliniche, e si è visto per esempio all'interno dell'ambito neonatologico. E ti porto, parlando dei trial che avete fatto e dei lavori che avete fatto, ti porto prima questa domanda di Alberto che vi chiede dove poter recuperare il link per i lavori che avete pubblicato. Allora, trovi Alberto, trovi tutto su PubMed, quindi tutte le ricerche che sono state pubbliche, che vi ho presentato, sono su PubMed. La maggior parte sono open access, perché questa è una delle nostre politiche, cioè di rendere fruibile l'accessibilità delle ricerche che facciamo a tutti. Quelle che non sono, open access, mi puoi mandare una mail e te le giro. Questa invece è un'altra domanda di Massimo, questa è molto tecnica, riesci a leggerla? Aggiungere neonatale rispetto al più tradizionale, poi è già abbastanza, ok. Allora, giustissima considerazione. Allora, bisogna vedere in realtà qual è il vantaggio, perché adesso il passo successivo è quello di confrontare i differenti approcci, perché alla luce di quello che abbiamo dimostrato adesso e in funzione dei dati, seppur i campioni non sono potenzialmente confrontabili, il trattamento osteopatico è più vantaggioso degli altri, perché in realtà ha un effetto sulla durata di degenza decisamente superiore. Tuttavia, la cosa interessante, e grazie Massimo per la domanda estremamente appropriata, perché entra all'interno di quello degli ambiti comuni, cioè tra il massaggio neonatale, ma non solo il massaggio neonatale, tante altre attività, esiste quella che noi chiamiamo una gray area, cioè un'area di grigio di attività comune e quindi di tocco a specifico, dove gli effetti possono essere condivisi. Quindi la cosa importante in questo momento è, siccome sappiamo che il tocco a specifico ha degli effetti, quello che è importante in questo momento riconoscere all'interno della neonatologia è il comprendere quali sono le specificità di ogni singolo approccio, perché queste specificità poi possono essere applicate all'interno di una dinamica clinica più precisa, centrata sul bambino e quindi con più appropriatezza per quelli che sono gli effetti del trattamento. Tutta una via da studiare ancora. Per quanto riguarda invece la meta-analisi, corretto, dei 5 studi che sono stati coinvolti, 4 erano dallo stesso gruppo. È vero, chi l'ha fatta in realtà era al tempo indipendente, e quindi poi ovviamente abbiamo iniziato una collaborazione, quindi tendenzialmente è così. Si spera che in futuro ne escano altre revisioni,
sistematiche e meta-analisi che aggiornino questa che ormai è datata ormai 3-4 anni e possano o meno confermare i risultati ottenuti. C'è un'altra domanda, Francesco. Monica chiede, vista la necessità di tradurre l'efficacia clinica del trattamento osteopatico attraverso una misurazione oggettiva e riproducibile, se potresti dirle qual è il tuo parere riguardo alla BIA, in particolare l'utilizzo del valore total body water e extracellular water come strumento di misurazione che evidenzi l'efficacia di un trattamento osteopatico di riequilibrio neurovegetativo. Grazie Monica, lavoro con Boschiero. Quindi in realtà la BIA è uno strumento abbastanza molto interessante, sia per i parametri che hai citato, ma anche per tanti altri parametri che la BIA in realtà consente di ottenere. Quindi in realtà la BIA sull'attendibilità in generale sugli adulti è stata dimostrata anche con lavori abbastanza importanti. La domanda è che la stiamo utilizzando per una serie di studi, 3 studi pilota che abbiamo quasi completato mi sento molto favorevole sull'utilizzo. Nonostante tuttavia la BIA dà dei parametri che dal punto di vista del razionale sull'effetto che potenzialmente un approccio potrebbe avere su quei parametri devono avere un razionale molto forte, altrimenti il rischio è che si sovrastima l'effetto di un trattamento per una incompatibilità di traduzione del dato della BIA all'interno dell'effetto del trattamento. Quindi è molto importante il razionale che c'è sotto. C'è un'altra domanda interessante di Giambattista Benetti, che chiede come si spiega fisiologicamente la modificazione dello stato del sistema nervoso centrale del paziente al variare dell'attenzione dell'operatore. Allora, grazie Giambattista, è uno di quegli ambiti che stiamo sviluppando all'interno del Dipartimento di Neuroscienze. Allora, apparentemente, cioè, potenzialmente c'è qualcos'altro oltre, cioè le mani in realtà è potenzialmente possibile che siano un veicolo di altro. Lo potremmo chiamare energetico, lo potremmo chiamare di vibrazioni sottili, eccetera. E quindi sembra l'ipotesi è che l'attenzione che dell'operatore che è verso la mano potenzialmente tende a creare una differente condizione microvibratoria delle mani stesse che genera un campo all'interno del rapporto con l'operatore, il quale campo a sua volta è tradotto dal paziente come stimolo silente, quindi quelli che vengono chiamati i silent stimuli. E questi silent stimuli, siccome tendono ad essere particolarmente, questi sono importanti per le funzioni delle fibre C, le quali fibre C attraverso lo spinotalamico raggiungono l'insula, teoricamente questa condizione potenzialmente potrebbe essere spiegazione. Poi ci possono essere altre milioni di speculazioni sul meccanismo. Gli osteopati in questo senso hanno una fantasia enorme. Quindi, tuttavia, rimango per mia natura rimango molto con i piedi per terra e soprattutto per aver avuto la fortuna nel dottorato di aver lavorato con un fisico delle particelle e quindi di base che tende a creare delle teorie, ma poi queste teorie devono essere validate. Quindi tutte le ipotesi che si possono fare ovviamente sono tutte ben accettate. Ad oggi non c'è ancora una spiegazione precisa, ma ci stiamo lavorando perché sostanzialmente è anche uno degli ambiti clinici che ha un maggiore interesse, perché sostanzialmente è legato anche al fatto che l'efficacia banalmente di una tecnica è anche dipendente dallo stato dell'operatore. C'era quello che abbiamo sempre chiamato stato dell'operatore. Lo stato dell'operatore, in buona sostanza, è la funzione attentiva. Quindi di come l'operatore tende a generare uno stato attentivo
più o meno efficace, e la tecnica in realtà tende ad avere questa, tende ad essere influenzata da questa condizione. Ma è un capitolo larghissimo, estremamente interessante, sul quale stiamo a lavorare. È molto interessante questa ipotesi legata a un'interazione di tipo energetico. E volendo rimanere un pochino più in linea con quelle che sono le conoscenze attuali, non pensi che possa spiegarsi un diverso effetto di una tecnica manuale eseguita con grande attenzione da parte dell'operatore, anche solo tramite una percepita maggiore self-efficacy del terapista da parte del paziente? Ovviamente per i pazienti adulti. No, quella è la parte del placebo. E in realtà prima di quello c'è come l'operatore si è posto nei confronti del paziente. Quindi in realtà l'attività dell'effetto placebo, l'effetto sham, in realtà viene molto prima. Quindi in funzione dell'accoglienza, in funzione anche di come ha parlato al telefono, in funzione di quello che il paziente ha recepito da altre persone attorno a lui, attorno a lei, che sono state, hanno avuto un'esperienza positiva o meno. Quindi, oppure dell'esperienza passata che quel paziente ha nei confronti di una generica attività manuale. Quindi, assolutamente sì, e anche in funzione di come l'operatore tende a spiegare quello che sta facendo. Perché se intercetta le funzioni di tipo, diciamo così, cognitive di un determinato tipo, l'effetto top-down è decisamente forte e tende a creare un'efficacia, se anche immediata, del trattamento decisamente più alta rispetto ad un operatore muto con il broncio che in realtà gli sta facendo la stessa tecnica. Assolutamente sì. Un'altra domanda, diciamo, un pochino più generica. E vogliamo sfatare un mito molto consolidato tra i vecchi terapisti che chi fa ricerca non tratta pazienti in studio? Tu tratti anche pazienti? Perfetto. Ne tratto di media, ne tratto 45 pazienti alla settimana, per darvi un'idea. Esattamente, tutti i grandi ricercatori anche in ambito fisioterapico o nell'ambito delle terapie manuali, penso molti vecchi terapisti trattano un sacco di pazienti, quindi allora, in mia vita non so cosa assumano, però mi confermi che anche in ambito osteopatico si possa fare ricerca. Una cosa interessante è questo dato, grazie Matteo e grazie per la domanda. Allora, in realtà è da sfatare il mito che il clinico è solo clinico. Non è vero. È vero. È solo clinico, il ricercatore è solo ricercatore. Per quale motivo? Il clinico fa i conti. Banalmente fa i conti in tasca. Banalmente conta quanti pazienti ha trattato in un giorno. Banalmente, di ogni paziente che tratta più di una volta, se prende delle banali misurazioni il dolore e guarda nel tempo l'andamento del dolore, sta facendo ricerca. Ovviamente non fa ricerche in ambito ecologico, cioè in un ambito clinico. Però non la fa strutturata, ma in realtà la mente nei confronti del dato e come questo dato viene interpretato nel tempo è praticamente alla base di ogni attività clinica. Ora, qual è il mito da sfatare? È che la ricerca non è statistica. Non è statistica, perché è solo uno degli elementi, le analisi statistiche sono uno dei tanti elementi che fanno parte di un programma di ricerca. Perché in primis la ricerca nasce dall'intuizione del clinico, quindi quella che viene chiamata come la research question, cioè la domanda di ricerca, molto spesso nasce dal clinico. E se nasce dal clinico significa che nel tempo ha osservato quel determinato effetto su quella più o meno omogenea popolazione. Quindi significa di suo che ha fatto un'attività di ricerca, cioè criticamente ha osservato quell'effetto del paziente, lo ha analizzato, lo ha sintetizzato in una domanda, e poi lì che nasce il connubio eccellente e fantastico, che è quello che poi facciamo all'interno anche della fondazione, fra il clinico che ha delle intuizioni cliniche e coloro che hanno delle competenze un po' più avanzate dal punto di vista della ricerca. Ma i due ambiti sono estremamente collegati e sono molto più simili di quello che sembra.
C'era una domanda, te la porto indietro, c'era l'amico Filippo che diceva, mi sembra che BOM aveva fatto ricerca su questo argomento, ma penso che era l'argomento di prima. No, morfogenetico, sul morfogenetico, perché c'era un commento prima. Sul morfogenetico. Allora, e qua mi dovete dire quanto tempo abbiamo, però immagino, allora con Filippo ci posso pure parlare, ci parlo spesso. Però diciamo che un conto sono le ricerche dei fisici e dei fisici di una certa taratura e un conto è l'applicazione all'interno dell'ambito clinico. Molto spesso dobbiamo fare attenzione ai salti quantici, perché altrimenti è troppo facile cadere nell'errore delle non spiegazioni. E nello stato attuale, nella medicina 2.0, o ancor meglio nella medicina 4.0, dove siamo adesso, c'è bisogno di una chiara e lineare correlazione fra i vari passaggi dal punto di vista razionale, dal punto di vista razionale biologico, come può essere testato in maniera adeguata all'interno dell'ambito clinico e qual è il beneficio e l'impatto all'interno di una pratica clinica generale. Perché altrimenti si fanno troppi salti e l'essere troppo, diciamo così, tirare l'acqua troppo al proprio mulino molto spesso non è un buon biglietto da visita. Quanto invece la visione che abbiamo in questo senso tende possibilmente a creare dei vari step di crescita che poi possono portare a quel risultato, ma comunque devono essere in qualche modo ponderati. Grazie Francesco. Hai citato prima di passaggio la cosiddetta evidence-informed practice. Sembra che tale paradigma di riferimento attribuisca maggior valore rispetto alla cosiddetta evidence-based medicine o evidence-based practice ad aspetti di natura qualitativa più soggettivi rispetto a quelli puramente quantitativi. Pensi che l'osteopatia abbia qualcosa da dire in tal senso implementando questo tipo di modello? Assolutamente sì. Allora, l'evidence-based medicine in realtà è un concetto obsoleto ormai, perché si è visto purtroppo, ha preso una deriva che anche originariamente era differente, perché era in sanità una filosofia, no? Poi in realtà l'hanno trasdotta in termini di meta-analisi, la sintesi. Cioè dati e linee guida. Quello che si è perso è il contatto col paziente, no? Quindi si è sviluppata la evidence-based practice, quindi la pratica che è il contesto clinico insieme alla ricerca e insieme alle necessità del paziente. L'evoluzione di questo, dove adesso c'è un paradigma biopsicosociale interessante, eccetera, però l'evoluzione è l'evidence-informed practice, dove in aggiunta agli elementi qualitativi c'è un aspetto interessante che è quello della conoscenza delle differenti modalità con cui quella persona può essere trattata. Quindi oltre all'esperienza del terapista, all'esperienza del paziente, alle necessità quindi del paziente, alle ricerche, la quarta grande sfera sono gli strumenti che vengono utilizzati per quella determinata patologia. Non solo gli strumenti, ma anche le metodiche. Per quale motivo? Perché gli operatori devono essere coscienti di quali sono gli strumenti per poi indirizzarli verso gli specialisti. Questa è la vera applicazione all'interno di un paradigma multidisciplinare basato sulla persona, centrato realmente sulla persona. In questo senso l'osteopatia ha un suo ruolo, così come ce le hanno tutte le altre discipline. In alcuni casi può dire un po' di più la sua, in altri casi è complementare ad altre. Grazie. Devo riprendere un attimo quello che avevi già accennato prima per sottolineare l'importanza di un modello che non sta portando da nessuna parte. L'apice della piramide della ricerca mette le revisioni sistemiche, le meta-analisi. Quindi uno può essere un ipercitato, ma non aver visto mai un paziente. Perché in realtà per fare una meta-analisi io ho bisogno solo di quello che è un sistema che mi possa far accedere e applicare una metodologia di ricerca. Quindi facciamo un riferimento a degli autori
che probabilmente non hanno mai trattato un paziente di quello che loro ci danno, ed è l'apice dell'evidenza. Questo è un controsenso, non ha logica. Sono molto d'accordo, Saverio, grazie per questo commento, perché purtroppo uno degli elementi che secondo me non deve essere perso all'interno dell'ambito osteopatico è che la clinica tende ad essere un elemento essenziale per tradurre la ricerca in una pratica clinica quotidiana. Chi tratta, chi non tratta, purtroppo fa la fine si discosta dalla realtà, che in alcuni casi ovviamente ha il suo perché, però in un ambito come quello osteopatico, che è nato come clinico e rimane come clinico, deve rimanere come clinico, la ricerca deve essere solo a supporto, in maniera intelligente, a supporto dell'attività clinica, in maniera intelligente. Ma a supporto dell'attività clinica significa non è che sia che posso dare un servizio migliore al paziente, ma dall'altro significa che io mi posso interfacciare con altre professioni sanitarie in modo molto più professionale, in modo molto più discutendone alla pari, e mettendo quindi, sottolineando quelle che sono i punti di forza e soprattutto sottolineando i punti di debolezza. Pertanto l'osteopatia non è la panacea di tutti i mali, non è la panacea di tutti i mali. È una disciplina che ha le sue specificità, ha i suoi risultati, e lo vediamo tutti nell'ambito clinico, non tutti i pazienti rispondono nello stesso modo e non tutti i pazienti guariscono. Quindi significa che non può essere considerata come l'elemento unico e solo all'interno del trattamento, anche in ambiti anche abbastanza particolare, non esiste, cioè va veramente contro quelle che sono le attuali evoluzioni in ambito di pensiero critico scientifico e di pensiero critico clinico della cura in senso lato. Vai Giuseppe. Francesco, prima di placebo, c'è un rituale che del fisioterapista, dell'osteopata, un rituale di accoglienza, un rituale certo che simula di più il placebo rispetto ad altri? Grazie Giuseppe, allora stiamo studiando, abbiamo dei modelli che abbiamo cominciato a testare, sembra che ci sia qualcosa, però in questo momento non ti so dare dei dati precisi, che tutto l'ambito del placebo, guarda, dovrebbe uscire una grossissima revisione sul placebo e sulle medicine manuali, che va a completare quella che abbiamo pubblicato nel 2016 sull'attività di placebo all'interno dell'ambito dell'osteopatia. Ma non solo questo. Quindi ci sono, e soprattutto perché l'ambito dello studio del placebo negli ultimi anni è esploso dal punto di vista proprio sia concettuale e sia di applicabilità clinica, andando fino all'estremo del quello che viene chiamato placebo open label, cioè i pazienti ricevono dichiaratamente un placebo, e questo è uno studio molto importante fatto sui soggetti con lombalgia di Harvard, dove gli prescrivevano il placebo, e si è visto che i soggetti che prescrivevano il placebo avevano anche degli effetti benefici solo sulla prescrizione del placebo. Quindi sapevano che era placebo. Sì, assolutamente sì. Quindi il placebo deve essere sdogmatizzato, perché è un nostro alleato, bisogna utilizzarlo. E bisogna utilizzarlo bene, ecco dove ci stiamo muovendo, cioè creando sia dal punto di vista scientifico delle linee guida che siano, quindi dei punti che devono essere presi in considerazione per ottimizzare i trial clinici, quindi dal punto di vista quantitativo, ma dall'altra anche dal punto di vista clinico, perché è un alleato importantissimo, perché tende a aumentare l'effetto del trattamento, che non è malvagio, anzi è tutto a vantaggio di una professione di prossimità,
Quindi siccome facciamo una professione di prossimità e soprattutto e siccome tocchiamo, che uno dei veicoli più grandi per il placebo è il tocco, oltre al verbale, quindi siccome tocchiamo possiamo tranquillamente utilizzarlo in maniera etica il placebo. E sottolineo in maniera etica perché poi non si venga ad utilizzare il placebo facendo finta di trattarlo, perché ovviamente l'effetto nel lungo periodo è di un altro tipo. Quindi, ma in maniera etica si può tranquillamente farlo. Altre domande? Se non ci sono altre domande, io non posso far altro che ringraziare Francesco per la sua disponibilità a partecipare a questo evento. E gli voglio riportare un qualcosa che mi ha reso orgoglioso, ma in parte anche per sua opera. Era una riunione dell'EROP, l'EROP sarebbe l'associazione degli osteopati medici, è una europea, e i tedeschi mi hanno guardato con molta ammirazione, perché in quel momento rappresentavo l'Italia, per quelli che erano gli studi scientifici fatti in osteopatia. Perché in quel momento davvero mi guardavano e dicevano, voi italiani, e penso che sia uno dei pochi campi che i tedeschi ci guardano con ammirazione. Cioè, non so quanti ne abbiamo. In realtà sull'osteopatia i colleghi tedeschi hanno dovuto riconoscere che la produzione italiana di ricerche nell'ambito osteopatico era nettamente superiore a tutte le altre, quindi davvero penso che in parte a come te, gente come te, persone come te che riescono sia a trattare il paziente, ma che dedicano tanta passione e tanta voglia e tanto il loro tempo alla ricerca, penso che dobbiamo essere grati. Quindi grazie a te. Ti ringrazio da parte di tutti, penso di tutti gli osteopati italiani, immagino, e anche gli europei, e anche i mondiali, perché comunque il vostro lavoro, il tuo lavoro sta portando dei benefici a tutta l'osteopatia a livello mondiale. Quindi sicuramente grazie, e grazie di essere stato qui stasera con noi e aver condiviso un po' del tuo tempo. Grazie Saverio per l'invito, è stato molto interessante e come dicono gli inglesi insightful, quindi con molti spunti. Ti ringrazio per le gentili, cordiali e molto apprezzate parole. In realtà mi sento solo parte di un piccolo seme all'interno di un prato ben più grande, dove la collaborazione è certamente un elemento essenziale per continuare a crescere. Motivo per il quale il rapporto di stima, ma soprattutto di osservazione critica dei fenomeni e di collaborazione con differenti enti fuori dall'ambito osteopatico è certamente uno degli elementi che dobbiamo continuare a perseguire, perché comunque ci consente di crescere, ci consente di avere esperienza con altre persone decisamente molto più brave di noi, che ci consentono comunque di continuare a crescere sia in qualità e sia in quantità di pubblicazioni. Quindi grazie mille. Devo fare l'ultima domanda che mi è venuta in mente. Visto che nella collaborazione ci devi dare delle dritte per come superare il comitato etico, questa è una domanda fatta da Massimo, il nostro direttore della scuola di osteopatia Tranchina, dice chiedi a Francesco come fare, perché ci stiamo scornando col comitato etico in maniera... Quindi chiedi a Francesco come fa lui, che ci deve insegnare un pochettino come fare a dialogare, perché realmente dal punto di vista di burocrazia in questo momento nei comitati etici ce n'è a go-go. Guarda, poi certamente ne parliamo in altra sede, Saverio, però in questo momento è un po' complicato. Quindi, allora ci sono degli elementi decisamente vincenti, ci sono, e in funzione del tipo di collaborazione che si instaura con il presidio sanitario, in particolare ospedale e università, il tipo di progetto, chi lo presenta, qual è il razionale che ci è sotto, cioè ci sono poi dei dettagli tecnici sui quali bisogna lavorare, però si supera. Insomma, in questo momento forse abbiamo almeno 10
così vado a naso in questo momento, ma almeno 10 ricerche accettate da vari comitati etici da nord a sud. Quindi di base si fa. Noi invece sono 8 mesi che stiamo aspettando la risposta del comitato etico su uno studio che abbiamo coinvolto l'ospedale Bellaria con il centro di cefalea Bellaria di Bologna, quindi stiamo parlando di universitari, sono 8 mesi che stiamo aspettando la risposta. Non lo so. Anche in questo ci dovrai fare un pochettino da apripista. Ah, lo faccio volentieri. Grazie ancora a tutti. Grazie Matteo, Giuseppe. Grazie mille, complimenti davvero Francesco. Grazie. Allora, quanto riguarda i nostri affezionatos, vi propongo l'incontro che faremo invece il prossimo mercoledì. Il prossimo mercoledì avremo invece, parleremo di ginocchio, avremo l'opportunità di avere Alessandro Lelli, che ci farà un pochettino un escurso su quelle che sono la valutazione del ginocchio e soprattutto della lesione che c'è anteriore, e presenterà il suo test, il Lever Test o l'Elli Test. Quindi appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appuntamento, sempre su, cercando di divulgare la ricerca in maniera trasversale a tutti quelli che vogliono fare dell'approfondimento, a quelli che vogliono crescere, senza guardare la disciplina, senza guardare niente. Quindi basta che si parli di ricerca, col linguaggio della ricerca, e quindi un confronto, un sano confronto per crescere tutti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento mercoledì prossimo. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Ciao.